non è vero che nel calcio non c'è riconoscenza. C'è tanta gente stamattina, tanti tifosi e un club Juve dedicato a te. Beh, è un orgoglio, insomma, dopo 25 anni che ho smesso, insomma, avere ancora questo affetto da parte dei tifosi credo che sia importante, vuol dire che hai seminato bene. Non solo, sono tifosi campani e in particolare, quindi insomma, voglio dire, ancora un valore aggiunto, perché voi juventini. Abbiamo la fortuna, insieme a Totò, ad altri miei compagni, ex compagni di grandi battaglie, di aver vinto tanto e di aver fatto felici delle generazioni, no? Che adesso purtroppo ci invecchiamo, ma sono sempre quelli. Siete comunque ambasciatori di un calcio diverso, basato su dei valori diversi, quelli degli anni 80, 90. Oggi qualcosa è cambiato. Oggi è business, è normale che è un calcio talmente diverso che manca quell'amore che per una maglia o per dei tifosi. Il gol subito che ricordi con maggiore dispiacere è sempre il solito, oppure ce n'è qualche altro? Beh, ho fatto il portiere, dovevo prenderli. Però prenderli da Maradona, insomma, da Van Basten, da Gullit, da tanti altri campioni importanti che hanno calcato i nostri campi, è un segno di affetto, perché insomma, giocare con dei campioni di quel calibro, cioè, oggi non ce ne sono più. Io posso raccontare ai miei figli con chi ho giocato, oggi no. Da Capua, siamo in provincia di Caserta, e proprio qui che appunto pochi minuti fa si è svolto un avvenimento molto importante. Stiamo parlando di sport, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando appunto di un momento particolare. Ebbene, il club della Juventus è stato dedicato interamente al nostro mitico straordinario Tacconi. Eccolo qua, Stefano Tacconi. Eccolo, Stefano Tacconi, che ha qui tra le mani una maglia, addirittura anche un libro, ma di questo parleremo meglio tra qualche istante. Ti puoi anche accomodare, anzi no, senti, facciamo una cosa, poverino, stiamo facendo andare avanti e indietro, ti accomodi di nuovo lì? Scusa, perché abbiamo preparato un filmato che parla appunto di colui al quale il nostro club ha dedicato interamente, ecco, la sede. Conoscete, gli occhi sono rimasti uguali, quelli d'Italia 90, un po' spenti. Totò Schillaci, grande bomber della Juve e della Nazionale, ci hai fatto sognare, è un piacere averti qui nella nostra terra oggi. Ma io sono molto contento, da quando ho smesso sto cominciando a girare un po' e a visitare dei posti, cosa che non ho fatto da calciatore. In più sto visitando tanti club della Juve e oggi ci troviamo qui al club intitolato a Stefano Tacconi. Stefano è un grande amico, un fratello, quindi abbiamo vissuto e condiviso alcuni momenti fantastici durante il periodo della Juve e ci ritroviamo anche dopo aver smesso di giocare, e spesso facciamo queste cose, partite, beneficenza. Tra l'altro oggi Totò ha incontrato i bambini, tu hai fatto la gavetta, tu vieni da un quartiere difficile, tu operi in un quartiere difficile con la tua scuola calcio, questo è un momento importante al di là del calcio, proprio un momento di aggregazione importante. Ma io sono nato in un quartiere povero,
con i suoi problemi, e naturalmente sono cresciuto insieme a tanti ragazzi che oggi hanno avuto una strada difficile. E oggi pomeriggio saremo qui in questa scuola di calcio, possiamo dare il nostro appoggio professionistico e poter trasmettere con la nostra presenza, far capire che il mondo del calcio bisogna prenderlo con grande professionalità, serietà e soprattutto divertirsi. Il calcio aiuta soprattutto a socializzare, che tutti i bambini hanno un grande sogno, quello di poter diventare calciatore. C'è uno Schillaci oggi? Non mi piace, non mi piace fare paragoni. Ma l'attaccante che ti piace? Ma a me piace molto Quagliarella, mi piace il giocatore della Lazio, adesso non mi vede, Immobile, Ciro. Purtroppo questi giocatori non si sono espressi bene nella nazionale e quindi abbiamo molta difficoltà di trovare giocatori che possono dare un contributo alla nazionale, però ci sono tanti giovani che stanno uscendo fuori. E tu sei ancora in ci forma, vuole tempo. Quindi quando ti manca sei ancora in forma, sei in sempre forma. Un contributo per Roberto Mancini ci sei. Magari, guarda. Entusiasmo, passione, sport questa mattina al Club Juve di Capo con il presidente Marco Ricci, ospiti Tacconi e Schillaci, due campioni non solo del calcio bianconero ma dello sport nazionale, del calcio nazionale. Sì, è una grande soddisfazione, una grande emozione, nasce tutto per uno scherzo tra noi juventini. Per cercare di creare un progetto non solo Juve ma un progetto sport per Capua, e quindi l'idea di far nascere per la prima volta nella storia della mia città, della nostra città Capua, un club intestato a Stefano Tacconi e alla Juventus, e poi portare qui questi campioni non solo del calcio ma dello sport nazionale che hanno vinto tutto, cioè parliamo di Stefano Tacconi che è l'unico sportivo del calcio, l'unico portiere ad aver vinto tutti i trofei per club a livello mondiale, quindi Totò Schillaci, il nostro campione degli anni 90, chi non lo ricorda, come ci ha fatto emozionare, come ci ha fatto piangere per quelle gesta spettacolari, eccezionali. Oggi sono qui a Capua, quello che poteva essere un piccolo sogno di un tifoso, oggi riusciamo ad aggregare giovani, amici di ogni età, di ogni generazione intorno a questi campioni che vengono qui a mangiare nei ristoranti capuani, a prendere il caffè nei bar capuani e far vivere la comunità capuana questa piccola emozione dello sport, no? Un po' di allegria, un po' di attività di aggregazione sociale, perché lo sport deve essere soprattutto questo. E qui vorrei sottolineare il motivo per cui nasce il Club Juve. Il Club Juve non è soltanto la visione delle partite, il Club Juve è stato realizzato in un modo tecnicamente fantastico, perché chiunque lo venga a visitare può vedere che è strutturato con oltre 80 posti a sedere in poltrone, con un proiettore, un effetto audio bellissimo, proprio per poter fare conferenze sullo sport, promuovere le attività sportive, l'educazione allo sport, portare qui tutti i ragazzi, come oggi avverrà in questo club nel pomeriggio alle ore 16, tutti i ragazzi delle scuole calcio di Capua e non solo,
potranno avere un colloquio con i loro campioni, i loro beniamini, fare le interviste, fare un dibattito, quindi parlare di sport, dell'esperienza e come fa un uomo magari della società civile a diventare un campione, e quindi dare speranza a ogni ragazzo, perché tutti devono sapere che possono diventare dei campioni, e quale deve essere la strada e quindi i valori principali per poterci arrivare. Ma i campioni non bisogna esserli solo nello sport, perché lo sport deve insegnare a essere soprattutto campioni della vita, campioni nella propria famiglia, campioni per la propria società, per i propri compagni. Quindi noi siamo qui per testimoniare questi valori nella società civile, non solo capuana ma italiana. E qui voglio fare un inciso riguardo alle ultime vicende calcistiche che si sono purtroppo disputate in questi giorni. Cortesemente, no al razzismo, non è possibile ancora parlare di razzismo al 2018, non è un colore della pelle che deve dividere gli uomini vanno aggregati, vanno abbracciati. Se stiamo ancora a parlare di andare a vedere una partita di calcio e portare a casa purtroppo un morto, un tifoso, sinceramente dobbiamo ancora lavorare tutti noi, iniziando da ogni persona che ha un ruolo in questa società civile, e l'appello lo faccio a tutti i dirigenti dello sport, ai presidenti, agli allenatori, che inculcano già nei giovani, nelle giovani leve, negli spogliatoi, che cosa è lo sport. Lo sport è soprattutto stare insieme, la fratellanza, aggregarsi, divertirsi. Si è avversari ma non si è mai nemici, quindi no alla violenza. Lo sport deve essere soprattutto unione. Di violenze già ne vediamo tanto, per tanti stupidi che, avidi di potere, ancora oggi si permettono di ammazzare, di stuprare donne, eccetera. Cerchiamo di, nello stadio, di portare i bambini, le famiglie, le donne, e di non creare odio, spavento. Le tifoserie devono essere un effetto goliardico, deve essere un effetto appunto di divertimento, ma non deve essere assolutamente pensare di andare a vedere una partita di calcio e restare un morto a terra, oppure fare violenza e spaventare un bambino allo stadio. Questo non deve più accadere. Noi siamo qui per dare questi messaggi insieme ai nostri campioni, quindi no al razzismo, sì alla fratellanza tra gli atleti, sì all'abbraccio con tutte le persone che possono sembrare diverse da noi per il colore della pelle, ma che sono identiche a noi e che hanno i loro valori, sono uomini come noi, e quindi è questo che dobbiamo trasmettere ai nostri figli e ai nostri giovani. Ha giocato in Serie A2 e Serie A1 di pallavolo in qualità di centrale, ha vinto la Coppa Italia, sta per vincere anche il campionato italiano, ha militato nella nazionale italiana militare. Ha giocato a Sparanese, Napoli, Salerno, Benevento, Procida, Sapri, e con queste squadre ha sempre vinto il campionato, giocato anche in Serie B. E allora, signore e signori, Marco Ricci, eccolo qua. Insomma, ci volevano queste parole per presentare dignamente l'ambito sportivo il nostro Marco Ricci. Una bellissima giornata a Capua questa mattina in una splendida location, curata in ogni minimo particolare. Sì, Pasquale, devo dire la verità, è una bellissima iniziativa che ho sposato come imprenditore e come società a fianco del presidente Marco Ricci, e abbiamo provato a fare questa cosa nella città di Capua, dove non esisteva niente, insomma. Abbiamo provato a fare per la città, l'abbiamo provato a fare per noi juventini, e stiamo lavorando molto su questi campioni, ex campioni, che tutt'oggi comunque sono disponibili per noi a venire qua, a girare la città, ad essere presente e a fare in modo che questo circolo, questo club Juventus, venga visitato un po' da tutti, insomma. Se Tacconi e Schillaci sono qui questa mattina è anche merito tuo, diciamocelo, lo dico io tra le righe. I rapporti di amicizia sì, ma i meriti sono un po' di tutti quanti. Diciamo che noi come Sator stiamo curando anche la parte economica di questa attività, perché è un'attività comunque, ci tengo a dirlo, costosa, dove crediamo e facciamo un investimento nel sociale per la città, per i juventini, per tutti gli sportivi che oggi vogliono aderire e starci vicino.
come l'appello va ad altri imprenditori che vogliono partecipare a queste nostre iniziative. Ci fa piacere, siamo onorati di ricevere chiunque, insomma, al di là della fede sportiva. E questa è solo la prima di tante iniziative che il Club IUE metterà in campo di qui ai prossimi mesi. Sì, assolutamente sì, pensiamo di farne tante, anche perché vediamo che c'è risposta, vediamo che la gente ci segue, vediamo che tutto quello che ci siamo prefissati pian piano arriva, e quindi procediamo. Grazie a te, Gianluca, questa intuizione è davvero molto particolare. Ma insomma, vengono chiamati non come i gemelli del gol, come Graziani e Pulici, ma i gemelli appunto di questa iniziativa, di questa impresa. Questo obiettivo è stato centrato per la prima volta a capo un club dedicato interamente alla Juventus. Anche lui ha un passato calcistico di tutto rispetto, non ha giocato alle grandi squadre, ma lo ha fatto per hobby, ma giocava molto bene, Stefano, e lo dico anche a Totò, insomma, eccolo qui, e sto parlando appunto del nostro Lucio Morlando, eccolo! Grande Lucio! È una sorpresa, insomma, dovrei aspettare che anche ci sarebbe stato un tuo intervento, anche se poi ci sarà oggi in modo un po' più particolare, che avremo modo di far conoscere meglio i giovani, i nostri due campioni, attraverso i filmati, attraverso anche la loro straordinaria carriera, che è un esempio per tanti, tanti, tanti giovani. Collega, amico, appassionato di calcio, regno di vita, volto noto. No, appassionatissimo di calcio, molto, molto, anche se non condividiamo i colori entrambi. Vabbè, dai, che ci vedono protagonisti, può capitare anche questo. Io ho iniziato proprio con il giornalismo sportivo, ho iniziato con le partite che commentavo del Capua, e da lì che è iniziata anche la mia carriera nel mondo, ecco, della televisione. Ho iniziato proprio dal giornalismo sportivo, quindi sono particolarmente legato a questo settore. Non potevo mancare oggi a questa presentazione. Quanto è importante questo momento di aggregazione anche per la crescita dei valori nei giovani appassionati di sport in generale qui? Ecco, non a caso proprio oggi pomeriggio ci sarà un incontro con i giovani. Perché? Perché è sicuramente un momento questo importante, no? Per aggregare i giovani allo sport. È un momento delicato che noi tutti stiamo vivendo. Lo sport è vita, lo sport può salvare, il calcio in modo particolare può salvare, ecco, la vita di molti giovani. E oggi parleremo di questo, parleremo anche del futuro del calcio, gli ultimi avvenimenti che sono accaduti, appunto, di grande attualità, che sono accaduti appunto a Milano, fuori lo stadio e durante la partita. Riflettere, ecco, un momento di riflessione molto importante, ma penso che sia un momento di riflessione che bisognerebbe fare, ecco, non dico tutte le settimane, ma tutti i mesi, appunto, per cercare di capire che cosa sta succedendo. Sì, no, ma dico, grande Tacconi, signori, eccolo qua, ogni tanto viene, no, ma va bene così, grande Stefano Tacconi, che appunto parlerà oggi di questo problema. Presenterà anche il suo libro, davvero molto, sì, bello. È molto bello, ricco di fotografie, parla, ecco, della sua attività sportiva, giocato nella Juve per tanti anni, capitano della Juventus, campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo appunto con la Juventus, ed è uno dei pochi calciatori al mondo, di portieri al mondo, ad aver vinto tutto nell'ambito, ecco, del calcio internazionale. Parliamo, ecco, tu hai avuto modo di sfogliare anche un po' questo libro, poi faremo parlare anche Stefano. Dunque, Stefano Tacconi, Juventus. Sì, allora, innanzitutto, essendo un calciofilo, io adoro il calcio a 360 gradi. Ovviamente le imprese di Stefano, di Totò, sono imprese del patrimonio del calcio italiano. Un fratello abbonato allo stadio della Juve, quindi c'è, cioè, stato sempre un conflitto familiare. Questo libro è un libro fotografico che raccoglie tanti aneddoti e ci racconta in particolare la storia di Stefano, che ha avuto la fortuna, io su questo volevo concentrarmi, di giocare forse nei campionati di Serie A, quelli là più prestigiosi, con Maradona, con Gullit, con Van Basten, con Platini, con tutti i più grandi campioni. Stefano, forse non tornano più. Ho fatto tre generazioni, insomma, 70, 80, 90. Diciamo che quelli sono stati gli anni in cui il calcio, la Serie A... No, qua ho voluto raccontare nel mio libro, ma non la mia storia dall'inizio. Certo. Questa
Grazie anche alla Gazzetta dello Sport che mi ha dato tutte le prime pagine delle mie vittorie. Qua racconta con Nicola Cecere, che è un grandissimo amico mio, che abbiamo cominciato insieme, perché lui è di Avellino, e le prime battaglie le abbiamo fatte insieme, lui da giornalista e io da calciatore. E devo dire grazie alla Gazzetta che mi ha dato l'opportunità di avere queste prime pagine e raccontare le mie vittorie. Essendo unico al mondo ad aver vinto tutto, l'ho voluto raccontare con grazie anche a Salvatore Giglio, il fotografo, che mi ha dato l'opportunità di scegliere delle foto particolari. E io mi chiamo Salvatore Perrelli e militavo nella Frattese in C2. E quindi contro il Messina ci incontrammo. Io dopo 9 minuti sono stato espulso per aver dato una testata a lui. Che Totò gli restituisce? Guarda, io non mi ricordo di questa testata, però se si ricorda lui sicuramente è vero. Adesso gli eredo io la testata. Purtroppo è vero, perché feci una cavata 40 anni quasi. No, 40, no, 40, meno, 40, di meno, no, di meno. 38, 35, allora l'80-81, che tu avevi vinto il campionato Messina, là, insieme a Ballarò, era l'allenatore. C2, 17 anni avevo 17 anni, vero? Ballarò, e sì. C'era Iannucci, c'era Colaprete, Bello Pedi di Sparanise, sì. Cioè era uno squadrone il Messina. Squadrone avevamo, sì. E per giunta, dopo essere stato espulso, io non potevo uscire dal rettangolo di gioco perché avevo toccato il loro idolo, giustamente, e siccome lo perché questa venne in trasferta, che coraggio. E di conseguenza c'erano 16.000 spettatori quel giorno, sì, sì, sì. 16.000 spettatori, parliamo di C2, mi vennero a prendere i carabinieri a metà campo per accompagnarmi nello spogliatoio, perché io, come mi avvicinavo vicino al sottopasso, arrivavano ombrelli a non più non posso. Erano altri tempi, altro calcio. Sono passati 35 anni, mi ricordo che iniziai a giocare in C2, avevo 17 anni, giovanissimo, e andavamo a giocare spesso in campi molto caldi, Torre del Greto, la Turris, la Cavese, insomma tante squadre in Campania, che c'era una lotta, però noi quell'anno avevamo squadrone, in C2 abbiamo vinto il campionato, quindi è stato l'inizio della mia carriera, ecco. Sì. Di una brillante carriera, insomma. La parola adesso al nostro Totò Schillaci, eccolo qua, già pronto. Mi fa piacere che sì, sia lui, abbiamo scelto insieme, ti portiamo per primo a questa sì. Lui me lo sono adottato quando arrivato alla Juventus, perché insomma arrivava dalla Sicilia, spaesato, insomma io ero capitano della Juventus e insomma, si è attaccato a me dopo 20 anni è ancora qua attaccato a me. Pure il figlio, pure un cane mi hanno dato, di tutto, guarda. Mi hanno lasciato a casa. Lui si prende tutto. Suo figlio, il cane. Ecco, comunque, chissà quanti ricordi, poi li scopriremo anche oggi pomeriggio con i giovani, il microfono, ecco, l'altra. La prima volta che vieni qui in provincia di Caserta, sei stato già giocato col Messina, venivi spesso? Beh, i tempi di Caserta, lo so, tempi del Messina, insomma, ho fatto un po' tutta la campagna, l'ho fatto. Quindi poi abbiamo visto prima un signore che sì, infatti, gli ha dato una testata, gli ha dato una testata. No, non so, allora io l'ho data io però. Allora, intanto volevo ringraziare il club, Lucio, Marco e tutto il direttivo di avermi invitato, il club e soprattutto intitolata a Stefano, che sai benissimo che con Stefano c'è un rapporto d'amicizia che ci lega ai tempi a livello calcistico e anche a livello adesso umano, quindi ci vediamo spesso, quindi c'è come un legame molto forte, quindi sì. Per me è come un fratello. Ma era forte anche ai tempi della Juventus. Assolutamente sì. Stefano, al di là insomma, della persona, credo che sia stato ed è la storia della Juve, perché e ho avuto la fortuna
di giocarci e di capire che per me sarebbe stato un punto di riferimento, perché io quando sono arrivato alla Juve ero giovane, avevo 24 anni, quindi mi sentivo così, e Stefano è stato per me un punto di riferimento dove mi ha dato la possibilità di poter essere sereno, tranquillo. Quindi è nato questo rapporto d'amicizia con Stefano in particolare, un po' con tutti, ma con lui un po' in particolare è nato questo rapporto d'amicizia che ci lega ancora a distanza di tanti anni. Ci incontriamo ai club, alle partite, e questo è anche un modo di poterci rincontrare. Poi io ho salvato anche la figlia, la bambina. Quindi il rapporto di famiglia. Tanto figlia. Sì, diciamo che con Stefano ci lega. E sono molto felice di oggi di stare qui al club di Capua e soprattutto intitolato a Stefano Tacconi. Ma ci sono quei club intitolati a te in Italia? No, ancora. Non ancora. Spero di no. Come spero di no? Perché scusa, no, vorrei. No, scherzo, no, a parte gli scherzi, prima c'è stata una battuta, la targa, quindi io ho detto nato e poi... Sì, anzi un augurio. È un augurio per... Ma lui è una roccia, lui è una roccia. Dopo lo posso ammettere, si può aggiungere. Lui è una roccia. C'è spazio. Ma lui è una roccia, lui Stefano è una roccia, figurati. Ma nelle partite di allenamento hai segnato... gol, appunto. Ma sì, no, perché non avete mai giocato contro. Ho fatto la gol a Messina, mi sbaglio. C'è stata la partita Messina-Juventus? Sì. Ha segnato? Beh, mi sembra che gol io l'ho fatto, ma purtroppo capita. Sì, abbiamo giocato a Messina, c'era Sergio Brio, mi sembra che sì. 1-1, io dovevo fare bene perché per me era una grande occasione, sai, giocare contro la Juve ai tempi del Messina era un'opportunità, una chance che dovevo giocarmela. Ti ho fatto fare gol. L'avevo già adottato. No. Poi da dire tutti e due hanno giocato grandi campioni, Maradona, Platini. Abbiamo giocato in quel periodo, l'89-90, dove il calcio ancora contava e c'erano fior di giocatori. Certo. Era un altro calcio. Ma poi la cosa particolare che vi unisce è il fatto che, insomma, anche voi tutti e due avete fatto gli attori. Tutti e due avete fatto l'Isola dei Famosi. Però lui ha fatto il terzo posto all'Isola dei Famosi. Tu invece sei stato eliminato dopo. Quasi subito. Cioè, questa esperienza all'Isola dei Famosi come... Ma io credo che nella vita bisogna fare tante esperienze, infatti, al di là che siano calcistiche. Poi hai insegnato l'italiano a Claudio Bebe. Io devo dire che quando ho smesso di giocare, sì, ho preferito fare altro, perché sì, tutti fanno gli allenatori, la maggior parte fanno gli allenatori, e invece ho preferito, insomma, aprire un centro sportivo a Palermo e, infatti, e in più condividere quello che ho fatto con le persone, quindi giro i club. Ho fatto la squadra, giusto? Io sono una squadra dilettantistica. US Palermo? Io sono presidente del US Palermo e più presidente di una squadra di ragazzi che hanno avuto una disavventura, insomma, ragazzi di colore, ecco. E quindi è tutta una bella cosa. E quindi credo che non ho fatto l'allenatore come non l'ha fatto Stefano, quindi ho preferito vivere, perché credo che quando si inizia a giocare ad alti livelli, 17 anni della tua vita la dedichi a calcio, quindi, perché noi conosciamo stadi, campi e aeroporto. E quindi praticamente poi non vedi nulla.